reazioni. Solo l'accordo alla sinistra senza fare il basso albertino. Il basso albertino è quello che facevo. Mentre un accordo normale lo faccio semplicemente schiacciando le tre note contemporaneamente. Il basso albertino è fatto in questo modo. Perché basso albertino potrebbe essere tipico mozartiano, diciamo che è un accordo arpeggiato, mi, sol, do. Per studiare questo pezzo ci servirà sapere solo tre accordi, quello di Do maggiore, Do mi sol, quello di Re maggiore settima, Do fa diesis la, e quello di Fa minore in secondo rivolto, Do fa la bemolle. Adesso te li faccio vedere tutti in stato fondamentale, vuol dire che non sono rivoltati. Guarda, Do maggiore, Do, Mi, Sol, questa è la sinistra. E quindi questo è un accordo di Do maggiore. Questo è l'accordo di Do maggiore in primo rivolto. E questo è l'accordo di Do maggiore in secondo rivolto. Giusto per farti capire che gli accordi rivoltati non sono altro che le stesse note dell'accordo fondamentale, cioè Do, Mi, Sol, ma in una posizione diversa, cioè la nota più bassa non è quella che dà il nome all'accordo, ma è o la prima successiva o la seconda. Se la prima successiva è la nota più bassa e questo Do finisce qua, si chiama primo rivolto. Se invece è l'ultima nota che diventa la prima e queste due vanno a finire sopra, si chiama secondo rivolto. Ok? In questo pezzo Do maggiore l'abbiamo in stato fondamentale, senza nessun rivolto, quindi Do, Mi, Sol. Il numero 5-3-1 si riferisce alle dita da usare della sinistra. Quindi io mi trovo a, rispetto al pianoforte, l'ottava centrale, questo è il Do centrale e questo è il Do sotto. E quindi cosa faccio? L'accordo di Do maggiore con Do, 5, Mi, 3, 1. Come studio comincio a suonarlo semplicemente cercando di tenere la posizione senza avere difficoltà. Il secondo accordo è un Re maggiore, ma un po' particolare, è un Re maggiore settima rivoltato in terzo rivolto. Se tu adesso sei agli inizi e non vuoi farti venire una testa tanta per capire tutto questo discorso dei rivolti, limitati a guardare cosa ho scritto qua. Do, che rimane sempre questo Do, Fa diesis col secondo dito e La col primo. Quindi, se io prima facevo Do Mi Sol l'accordo, il primo accordo è Do Mi Sol, il secondo accordo, guarda cosa cambia, il Do rimane uguale, cambiano solo il secondo dito e il La, che vanno a finire sul Fa diesis, la prima dei tre tasti neri, e sul La. Sì, suona un po' dissonante, ma è normale. Quindi, primo esercizio, esercitati a passare da Do maggiore, quindi tenendo le dita avanti, non smetterò mai di dirlo, mignolo a metà del tasto bianco, pollice a metà del tasto bianco, dita lunghe che devono essere pronte a suonare i tasti neri. Quindi Do maggiore, primo accordo. Questo accordo è il secondo, Do, Fa diesis, La. Quindi fallo un po' di volte finché non ti viene naturale il passaggio, non devi avere dubbi. E poi passiamo al terzo accordo, che è questo qua, Fa minore, in secondo rivolto. Adesso non ci interessano i rivolti. Sappiamo solo che il Do resta fisso, quindi rimane Do. Il Fa diesis diventa un Fa naturale e il La diventa un La bemolle. Quindi se il secondo accordo era questo, Do, Fa diesis, La, il terzo accordo ti sposti la mano in avanti e diventa questo. Cosa sto facendo? Sempre mignolo col Do e quello rimane sempre tale. Col secondo dito suono il Fa, vedi com'è avanti,
e il pollice, stranamente, è uno dei rari casi in cui entra su un tasto nero, la bemolle, il secondo dei tre tasti neri. L'esercizio da fare per impararlo bene è fare dal secondo accordo, che era questo, scivolare in avanti e andare a prendere questo. Fallo un po' di volte. Un po' di volte finché non ti viene con tutto il braccio morbido. E poi torniamo all'ultimo accordo, che è il primo, cioè Do maggiore. Quindi se io ho le dita così 5, 2, 1 sul terzo accordo, ho già il terzo dito pronto sul Mi e il pollice scivola sul Sol. Più naturale riesci a rendere questo gesto, meglio verrà il pezzo. Quindi, l'esercizio da fare è provare i passaggi fra questi quattro accordi. Provi da Do, da questo accordo due o tre volte. Quando viene, provi da questo a questo accordo due o tre volte. Quando viene, provi da questo a questo accordo due o tre volte. E poi ne provi magari i primi tre, due o tre volte, e i secondi tre, due o tre volte. Quindi, dietro, lo fai un po' di volte. Quando ti viene sicuro, passi dal secondo al terzo accordo. Quando è sicuro, passi dal terzo accordo al quarto, che è come il primo. Poi provi a farne tre per volta, quindi Do, il secondo accordo e il terzo. Poi di nuovo Do, secondo accordo, terzo, e poi riprovi. Secondo accordo, terzo, e poi in effetti devi semplicemente tornare al Do. Passaggio successivo, se sei veramente bravo, dopo che hai imparato molto bene a fare questi passaggi, quindi non hai più problemi a fare questa sequenza, ripeti le note arpeggiate. Anziché suonare Do, Mi, Sol, suoni Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, senza muovere la mano. La mano rimane lì. Poi passi al secondo. Sempre quattro volte. Poi passi al terzo, sempre cominciando dalla prima nota. Quando sei diventato bravo a fare anche questo, possiamo poi mettere la destra. La destra è molto facile. Cosa fa la destra? Fa queste note qua. Sol, Do, io te l'ho messo in corrispondenza dell'accordo. Sol, Do, Re, La, Re, Fa, Sol, Fa, Mi. Tu metti la mano in questa posizione e dovresti già trovarti in parte con le mani tutte le dita che ci servono. Sol col 4, pollice sul Do, quindi Sol, Do, Re, La. Vedi che abbiamo già fatto le prime due righe, Sol, Do, Re, La, e la mano non si muove. Sol, Do, Re, La. Poi abbiamo Re, Fa, Sol, Fa, Mi. Quindi Re, Fa, Sol, Fa, Mi. Quindi riproviamo. Sol, Do, Re, La, Re, Fa, Sol, Fa, Mi. Inizialmente sarà difficile metterle insieme con la sinistra, ma con la sinistra le metti insieme inizialmente facendo solo l'accordo semplice, quindi non l'arpeggi, ma fai semplicemente l'accordo. Adesso ti faccio sentire come rende. La versione semplificata
fare molto bene la sinistra. Prende il suo giro, mi raccomando, devi essere in grado di fare già questo senza alcun dubbio, anche parlando. Bene, abbiamo finito per oggi. Se hai domande o dubbi, scrivili qua sotto nei commenti. Mi aiuterà tantissimo avere un tuo mi piace sulla pagina e un condividi, perché così Facebook mi aiuta a diffondere il più possibile la mia attività senza doverci investire tanti tanti soldi, e che in questo periodo mancano sempre. E se vuoi delle lezioni private o vuoi la trascrizione di pezzi che ti piacciono molto ma hai trovato molto difficile, contattami e io ti aiuterò in tutti i modi possibili. Ciao da Sognando il Piano, da Silvia.